Ciao a tutte, ciao a tutti, buonasera, buon rinnovo, il mio buon Natale, ore 20:01 del 25 dicembre 2022. Sono rientrato a casa dopo una giornata in famiglia, una giornata che si è conclusa bene. Abbiamo fatto una bellissima giornata tra i familiari. Non solo, siamo stati anche a pattinare sul ghiaccio, conoscere Babbo Natale con i bimbi. Leggendo le notizie, però, mi trovo alcune notizie veramente, alcune clamorose. In questo caso, questa è clamorosa. Intanto, vi saluto a tutti. È un'occasione per salutarvi, ragazze e ragazzi. Mi hanno fatto un regalo bellissimo. Guardate, questi miei bimbi. I miei bimbi mi hanno regalato questo ciondolo con Gesù. Bellissimo, guardate, stupendo. Che crediate o meno, è bello proprio anche da vedere. Quindi, sono felice per questo regalino. Andiamo a vedere questa notizia, che a Natale vengono fuori notizie, è quasi un regalo di Natale, potrebbe essere quasi un regalo di Natale per tutti noi, per tutta la gente che non ha mai mollato. Perché un tribunale per Big Pharma, questo è il titolo del paragone, chiaramente per una notizia che sta rimbalzando un po' in tutto il mondo, presa da quotidiani affidabili, usa la clamorosa denuncia: hanno speculato sulla salute dei cittadini. Voi direte: come hanno speculato? Per cosa? Per cosa? E Ron DeSantis, il vulcanico governatore della Florida, che molti danno già come futuro candidato alla presidenza degli Stati Uniti per i repubblicani, quindi al posto di Donald Trump, mette sotto indagine i produttori dei vaccini, creando così un interesse per mediatico e soprattutto un interessante precedente. Perché sarebbe la prima volta. Quindi la Corte Suprema della Sunshine State ha approvato una sua richiesta del governatore Ron DeSantis, di istituire un grand jury per indagare sui produttori di vaccini Covid-19, un po' quella che è una nostra commissione d'inchiesta. L'astro nascente delle Grand Old Party aveva a inizio settembre presentato una petizione scritta in cui il testo originale si può leggere nell'allegato dell'articolo, quindi vi metterò il link dell'articolo dove potrete leggere questa petizione che ha richiesto, sostenendo che istituzioni ed esperti avessero spinto i cittadini a vaccinarsi essenzialmente per un guadagno finanziario. Questa è un'accusa molto grave di Ron DeSantis. Una notizia bomba che curiosamente non pare aver avuto molto eco qui da noi, cioè in Italia nessun media ne ha parlato, quando in verità è una cosa importantissima, perché l'attuale più importante esponente dei repubblicani americani, si presume futuro presidente, possibile presidente degli Stati Uniti, ha di fatto attaccato le aziende produttrici di vaccini. Lo leggiamo sull'Indipendente. L'Indipendente ha richiamato questa notizia, il quotidiano L'Indipendente ha richiamato questa notizia, che non è una notizia da poco. All'interno della petizione il governatore dichiara cose veramente clamorose. Vorrei ricordare che De Santis ha origini italiane e soprattutto in questa dichiarazione parla di una serie di dichiarazioni per un po' contraddittorie, anzi molto contraddittorie, rilasciate in questi 3 anni da tutti, diciamo, gli esponenti delle case farmaceutiche, della Big Pharma. E ad esempio la famosa candida ammissione di non aver testato i cosiddetti vaccini circa la trasmissibilità del contagio, rilasciata in un'audizione al Parlamento europeo da Jasmine Small, l'alta dirigente della Pfizer. Comunque vi metterò il link dell'articolo, è molto molto interessante. In sostanza c'è chi, non tutti i big politici, i leader politici dei vari partiti sono dalla parte dei Big Pharma, alcuni mettono in discussione, cioè chiedendo una commissione d'inchiesta, quello che hanno fatto. È una cosa molto interessante, a giorni forse potrebbero arrivare delle novità. Intanto vi mando il link e intanto, come dice Luisa, noi ci poniamo un quesito: come mai in Italia non rimbalza questa notizia? Come mai in Italia nessuno ne parla? Come mai i social e i media non fanno sì che queste notizie girino come dovrebbe? È lecito avere dei dubbi ed è lecito fare una commissione d'inchiesta, perché vorrei ripetere una frase importante: chi non ha fatto nulla non deve aver paura. Quindi, se veramente queste Big Pharma, il Big Pharma e le case farmaceutiche hanno fatto tutto perfettamente in regola, tutto allineato, tutto regolare, perché dovrebbero spaventarsi in caso di commissione d'inchiesta? Questa è una cosa molto importante, è una domanda molto lecita, è una domanda molto facile, molto facile, e dovrebbe essere facile anche rispondere se uno è pulito, perfetto. Il problema qual è? Che a Natale viene fuori la verità. Saranno veramente puliti? Lo capiremo magari con questa commissione d'inchiesta. Quindi,
Sono curioso di vedere cosa faranno i repubblicani in merito a questa richiesta, perché se riusciranno a ottenere una commissione d'inchiesta negli Stati Uniti verrà fuori un casino, secondo me, incredibile. Io vi auguro buon Natale, spero di avervi dato una bella notizia, e condividete, commentate, è importante condividere dal momento che i media, le TV italiane parlano di tutto, tranne che di queste notizie. Vorrei fare anche le condoglianze alla famiglia di Frattini, perché è morto Frattini, un grande servitore dello Stato, è morto aveva un tumore, da quello che ho capito aveva un tumore, e mi dispiace perché la notizia è uscita oggi, è morto Frattini. Quindi condoglianze alla sua famiglia. Detto questo vi saluto, buon Natale a tutti, purtroppo non sempre belle notizie, ma ci sono anche brutte notizie che vanno comunicate, giustamente andrebbero comunicate da tutti, ma purtroppo molte volte non vogliono far sapere quello che succede, soprattutto nel mondo e soprattutto se cose non allineate a chi sapete voi. Ciao a tutti, buon Natale, vi voglio bene a tutti. Un abbraccio.